Hola, benvenuti a una nuova puntata di DAL, che molti mi chiedono, ma cosa vuol dire DAL? Vuol dire dillo alla Loffina. È una rubrica in cui vi chiedo delle cose su Instacaz e voi mi rispondete in direct e io le leggo le più succulente, perché gli argomenti sono sempre un po' scomodini, un po' trasciolini, ed è per questa ragione che tutte le puntate hanno l'anonimitude di quello che mi scrivete, così potete dare libero sfogo a tutto. Solo io so che li catturerò, solo io so. Allora, in questa puntata l'argomento era modi trash, assurdi, what the fuck con cui siete stati lasciati. Me ne sono arrivate veramente tant'erime ed è per questa ragione che in questa puntata non metterò gli screen, perché sarebbe un continuo cambio screen, veramente il mio programma ne ha faccio, un computer che va a pedali, quindi le leggerò tranquillamente e almeno le leggerò un po' di più, però rinunceremo agli screen per questa puntata. Dalle prossime ovviamente lo faremo, a maggior ragione se saranno foto, però in questo caso, dato che è solo lettura, qualcuno si è sgarrupato nell'altra stanza, molto bene. Il mio ex di qualche anno fa mi ha lasciata, lo posso giurare su qualsiasi cosa, perché lui si vergognava di avere troppi peli e troppo lunghi sulle sue gambe. Scusa o no, è abbastanza imbarazzante come motivo. Scusa o no, cioè, è una scusa pesserrima. Ma siamo se, ma poi sulle sue, cioè, si lamentasse delle tue, posso capire, cioè, uno magari dice, senti, la mia ragazza ha più peli nelle gambe di me, magari un attimino, a parte che si potrebbe dire levati anziché lasciarla, però poteva anche starci, ma sulle sue, mi sono mossa la lingua per dire sulle sue, ma si può, mi sono morsa la lingua per dire sulle sue, ragazzi, ma che problemi c'ho. Comunque vabbè, questa è assolutamente antiregola. Poi abbiamo, mi lasciò dicendo queste esatte parole, è come se avessi da una parte una figa di legno e una cessa che vuole sempre ficcare, la scelta è ovvia, no? Al mio, mi stai dando della cessa, scusa. Con tranquillità disse, no, ma ascolta il mio ragionamento. Vabbè, alla fine lo sai, non ti ho mai amato. Cosa? Ma la gente sta bene, boh. Poi, ciao Steffi, ti racconto il motivo per cui un ragazzo mi lasciò in prima superiore. Stavamo insieme da poco, classica sorella da 14 anni, era estate, io portavo sempre i capelli sciolti, a settembre inizia la scuola e io inizio ad andarci con i capelli legati. Un pomeriggio mi prende e mi fa, ascolta, io ho deciso di lasciarti perché con i capelli legati ho notato che hai la faccia troppo rotonda, come dire, grossa, inutile dire che fu prima... Inutile dire che fu più una vittoria che una sconfitta perdere quell'individuo, però da allora mi domando se davvero la mia faccia è davvero così grossa. L'unica cosa di grossa è la demenza del tizio, guarda, fidati. Il mio ex, dopo 6 anni di fidanzamento e di storia a distanza, facendo Bergamo-Catania, mi ha lasciata dicendomi «Voglio morire dove sono nato» e io molto gentilmente «Crepa!» Cioè, ma poi sono giovanissimi, voglio morire dove sono nato. In casa. Vabbè. Ti lascio perché mi distrae dalla matematica e non voglio brutti voti. In realtà ero innamorato della mia migliore amica. Cosa? In questa puntata ci sarà una serie di cosa che la metà basta. Che gente di merda circola. Scusate, c'è stata una piccola interruption, è arrivato il corriere, ma si riprende. Allora, con il mio ex 2 anni fa, in pratica gli ho detto che non volevo più fare il passivo ma solo l'attivo e lui, essendo attivo, mi ha subito mollato. Peccato che sono sempre stato passivo ed ho fatto tutto ciò per farmi sbattere dalla ciollazza di 21 cm del suo ormai ex amico. Ari cosa? Cioè, scusami, ti sei fatto lasciare dal fidanzato dicendo che eri stufo di fare il passivo sapendo che lui cercava un passivo? Per fartelo buttare nel culo dal suo amico che aveva 21 cm di minchia. Ma sei serio? Vabbè. Questo è, diciamo, è un auto... Questo è un autosputtanamento, perché non è qualcuno che l'ha lasciato, è lui che si è fatto lasciare per prendersi la minchia dell'amico. Fantastico. Una mia amica è stata lasciata dal ragazzo perché lui diceva che le puzzavano i piedi di formaggio e lui odiava il formaggio. Va bene. Perfettissimo. Potrei scrivere un libro su questo argomento, forse una delle peggiori situazioni è la seguente, sono uscita con un tipo che viene in palestra con me, serata piacevole, durante la seconda uscita lo vedevo un po' strano,
Mi ha scaricata con la seguente frase: abbiamo interessi troppo differenti, a te piace il basket, a me il calcio, a me piace il mare, a te la montagna, non so dove portarti nemmeno a cena se la cosa diventasse seria tra di noi. Io mangio la carne, tu no, sei troppo vegetariana. Cioè, come si fa a essere un po' vegetariani? Nel senso, lunedì mangi solo verdure, il martedì tabbofi di maiale. Vabbè, fantastico. Scrivo a lei e gli dico: guarda, comunque ti lascio. 2 o 3 giorni dopo gli scrivo e gli dico: guarda che scherzavo, mica ti volevo lasciare. E così mi lasciò lei. Haha, io ovviamente l'avevo fatto apposta. Boh, che belle persone che mi seguono, complimenti. Il mio ex mi ha mollata dicendo: ti amo troppo ed è per questo che non possiamo più stare insieme. Inutile dire che la mia reazione è stata: what the fuck? Vabbè, old but gold questa, un grande classico. Non sei tu il problema, sono io, ma solitamente il problema ha nome e cognome. Abbiamo scopato e una settimana dopo lui mi dice: scusa, ma ho capito che i ragazzi mori come te non mi eccitano, e mi ha lasciato. Ma scusami, ma perché non te ne eri accorto subito? Cioè, al buio mentre suggellava la ciola, non te ne sei accorto? Vabbè. Scusa per essere lasciati, il tempo libero che ho lo trascorro in palestra. E scopate il tapirulà, allora, gioia, cioè, vabbè, fantastico. Poi, stavamo insieme da 2 mesi e lui di punto in bianco se ne esce con: ho sognato un fantasma che mi diceva che se ti parlerò ancora mi uccideranno. Ciao, e se ne va. Idolo, idolo. Cioè, c'è della gente che ha un'inventiva che, guarda, merita anche di essere. Guarda, sfanculami, ma complimenti per averla udita con le mie orecchie, fantastico. Il mio ex mi ha lasciato con un video porno homemade che ritraeva lui insieme ad un poco di buono di turno. Con tanto di dedica, questi potevamo essere noi, ma per te, frigido, è un complimento. Va da sé che quel video sia finito casualmente online. Non cercatelo. Non mi ha detto il titolo, quindi. La persona in questione pensava che io mi intrattenessi nel tempo libero facendo orge con 2 mie amiche prostitute random, così, a caso. In realtà è lui che lo faceva. Di solito quando accusano è perché sono loro che lo fanno. Non sei tu il problema, sono io, vabbè, grande classico, già citato prima. Scusa, ma tu sei sempre citato, vuoi sempre scopare ed io non riesco ad andarti dietro. Io boh. Sei gna fa, povera Stella, gna fa. Un po' di comprensione per le ciolle morte. Il mio ex ragazzo, tempi dei primi anni del liceo, una sera mi contattò dicendomi: ricordami con questa canzone. Io preoccupatissima gli chiedo spiegazioni e lui mi dice che aveva bevuto della candeggina e voleva ammazzarsi. Non mi rispose per un paio di giorni, non venne a scuola e quando tornò lo vidi con un'altra. Inutile dire che aveva finto tutto e che quella era solo una scusa per non sentirmi più. Ma che problemi avete, ragazzi? Vabbè. Essere lasciata non direttamente dal ragazzo in questione, ma bensì da sua madre. Eh già, ricevetti una chiamata da questa signora in cui mi disse: sei una puttana, mio figlio non ti vuole, lascialo in pace. Casi umani e dove trovarli. L'unica cosa che so è che lui è un figlio di Troia, per il resto non ho parole. Dai, ma che tristezza. Comunque, come ho scritto alla ragazza, il frutto non cade mai distante dall'albero, perché se lui ha permesso a sua mamma di chiamarti per farti lasciare, vuol dire che sono coglione madre e coglione figlio, cioè cogliona madre e coglione figlio, cioè proprio tale madre e tale figlio, bella famiglia. Poi, quest'altra scusa bellissima, o questo ragazzo ha lasciato questa ragazza dicendo: beh, sai, credo di avere la vocazione, il Signore mi sta chiamando. Qualche mese dopo si è messo con la mia ex migliore amica. Beh, che dire, 2 scarti. Loro non lo stava chiamando Signore, lo stava chiamando quella zoccola della tua amica. Poi, gli regalai per il compleanno. Questa è la mia idola, ti prego, diventiamo best friends per consigliarmi le trollate da fare a Dani. Gli regalai per il suo compleanno un bigliettino con una caccola sanguinante appiccicata e un'unghia del piede attaccata con lo scotch. Gli chiesi per telefono se gli fosse piaciuto il regalo, dato che le avevo chiesto di aprirlo durante la chiamata, e mi staccò il telefono in faccia e mi bloccò su WhatsApp. Ma tu sei un coglione, dovevi sposarla, ma vabbè. Perla e i porci, io avrei apprezzato tantissimo. Lei mi aveva tradito e per lasciarmi ha detto che ero stato io a tradirla con una ragazza che neanche conoscevo, la fiera delle corna, insomma. Ottimo. Hola Stefi, mi ha lasciato con: perché tra i due sembro io il ragazzo? Anonimo, please. Cioè, fammi capire, è più ragazzo la tua ragazza di te? Non stavamo esattamente insieme, nessuno dei due voleva ammettere di essere gay in quei tempi bui, ma ci dilettavamo in giochini particolari e divertenti, con la faccina. Un
Un bel giorno, dopo aver giocato, io ancora in ginocchio, se ne esce con: "Guarda, non possiamo continuare, sono etero." Ma se 2 secondi prima avevi il cazzo nella bocca di un uomo? Momento di shock iniziale, mi alzo, gli sputo addosso la sua, hai capito? E dico: "Se tu lo fossi davvero, adesso non sembreresti un preservativo usato." E me ne sono andato con le lacrime agli occhi, ma con la testa alta. Voci di corridoio mi hanno detto che al momento sta con una ragazza che tradisce ogni sera nei parcheggi e nei parchi, con uomini ovviamente. Cicchi paones life, ma cos'è? "Ti lascio perché non ti rifai le tette, non ti fai bionda, non mi accontenti mai. Stavamo insieme da 3 anni e il tutto me lo ha chiesto quando avevo 17 anni." Bella merda. Tempo fa avevo iniziato a frequentarmi con un ragazzo e quando mi disse che avrebbe votato per Berlusconi, gli dissi che non poteva esserci niente. No, non era una scusa, è la regola. Se voti per il Berlusca, allora non ti posso dare nemmeno mezzo mignolo in culo. Nemmeno mezzo mignolo in culo, è la vita. "Non posso parlare per sentire le tue ragioni. Puoi mandarmi un PDF?" "Sì, sono ancora viva, tranquilla." No, il problema è se sia vivo ancora lui, cioè io l'avrei scorcato di mazzate. Un PDF! Paffaculo! Quella volta in cui il mio ex, dovendo partire, mi disse: "Se mentre sono in viaggio ti scrivo, allora siamo ancora insieme, altrimenti no." E io ero tipo: "What the fuck? Ma vaffanculo, ci lasciamo adesso, cretino." Giustamente. Il mio primo ragazzo serio mi lasciò dicendomi che aveva mal di denti e per questo aveva perso la voglia di vedermi. Ancora la devo capire questa scusa. Cioè, un genio del male, gli avrei fatto venire ancora leggermente più mal di denti, con una testata secca nelle gengive. Per prolungare la sofferenzitudine. Lasciai la mia ragazza in mezzo ad una strada piena di neve per un'ora perché avevo lasciato la parmigiana in forno. Ma che cazzo di problemi avete? Stiamo insieme per un anno, mi lascia. Dopo 4 mesi torniamo insieme, tempo neanche 2 settimane, mi dice: "In questi mesi ho parlato male di te a tutti i miei amici, quindi non posso più farmi vedere insieme a te, se no passerei per incoerente, quindi mi lascia di nuovo." Fine. Ma che cazzo di problemi avete? Sora di un'amica. Era veramente una sora di un'amica? Fate come nel cioè, che dite che è una vostra amica, poi siete voi. Dopo una relazione di 8 mesi, lui le fa: "Non possiamo più sentirci, ora e ora litigare sul fatidico motivo finché lui non risponde." Sempre lui. "Non posso stare con te perché sono allergico ai gatti e finché il tuo gatto non muore non potrò venire a casa tua. Sarebbe come una relazione a distanza, inutile dire com'è finita." Cioè, Stellassa, tu stai augurando la morte del gatto di una persona, ma tu non hai capito un cazzo, tu non ti puoi paragonare a dei gatti. Ma levati dai coglioni, ma tipo subito! Vabbè. Anno 2009, parte per andare in Sardegna e mi dice che appena arriva mi chiama. Sto ancora aspettando la chiamata. Che persone di merda! "Ciao Stefi, racconto questa mia esperienza in merito a questo argomento. Avevo all'incirca 16 anni e avevo appena iniziato ad approcciarmi all'altro sesso. Ero fidanzata con uno che proprio non mi piaceva, ma non avevo il coraggio di lasciarlo." Vabbè, dai, ci sta, 16 anni. "Non ci eravamo dati ancora nessun bacio perché proprio mi faceva ribrezzo addirittura. Ma che cazzo ci sei messa a fare?" Egli insisteva e ci provava costantemente, chiedendosi angosciantemente il perché dei miei rifiuti. Un bel giorno, stremata dal suo fare insistente, gli dissi, facendomi venire le lacrime agli occhi come una vera attrice, di avere la mononucleosi che se l'avessi, e che se l'avessi mischiata lui sarebbe morto. Niente, il giorno dopo mi lasciò: "Ti adoro, ti seguo sempre." Ma tra l'altro la mononucleosi non è mica mortale. Vabbè, ai tempi forse non c'era Google, perché andare a cercare e a dire: "Mi sta prendendo per il culo." "Ciao Loffa, il mio ex mi ha lasciata perché ho parlato male di Batman." Cazzo, giusto così! "Non so se può essere definita una scusa, ma valuterai tu, visto che io ancora non ho capito. Mi lascia il giorno del mio compleanno dicendomi che il rapporto è cambiato e non si sente più legato a me a livello emotivo. Tutto relativamente a posto se subito dopo, mentre io stavo morendo letteralmente dentro, non mi avesse proposto di restare in contatto come scopo amici. Dicendomi che nonostante fosse svanito l'amore, ancora gli veniva duro quando stavamo insieme. Praticamente l'amore è eterno finché è duro." Cioè, vabbè.
E queste sono tutte, me ne avete mandate veramente tanterrime, ma ho preso, diciamo, quelle un po' più particolari. Sicuramente qualcuna mi è sfuggita, quindi chiedo scusa. E comunque continuate a seguirmi su Instacat, Stefani_Basso_Cosa, perché farò ovviamente altre puntate. E, come sempre, vi ricordo che quando io metto la storia dura 24 ore. Dopodiché, raggruppo tutte le risposte migliori e faccio il video. Ma non è che il giorno dopo esce quel video, perché ce ne sono altri prima, quindi vanno in ordine. Perché appunto facendo questo video una ragazza mi ha scritto: ma quindi il video esce domani? Ma come esce domani? Cioè, avrei anche un'esistenza da condurre, da mandare avanti. Vabbè, questo è tutto e risciuto alla fine. Cosa?